Salve a tutti! Benvenuti a questa nuova puntata della serie Calcio che va e fantasia con il Buon Ventura con questa squadra alle battute finali. Questa puntata sarà molto intensa, sarà veramente molto intensa. Abbiamo le ultime due partite del campionato, ve le faccio vedere, contro Al-Ittihad e Al-Fayyah. Inseguiamo l'Al-Ahly in prima posizione a 2 punti sopra di noi. E poi avremo la finale della Kings Cup proprio con l'Al-Ahly. C'è quasi tutta la stagione in 3 partite. Campionato, Kings Cup. 2 coppe su 3. Ce le giochiamo in 3 partite. 2 competizioni su 3 ce le giochiamo in 3 partite. Sarà tosta, sarà veramente tosta. Detto questo, io intanto qua la formazione, ne approfitto che aggiusto alcune cose. No, mi sa che la squadra l'avevo già preparata. Sì, mi sa che la squadra l'avevo già preparata per... Intanto, scusate, ma... ruoli, scusate, capitano. Il capitano è assolutamente Lindy, senza offesa, eh. Assolutamente Lindy, capitano di questa squadra. Dicevo, per iniziare questo, voglio dire 2 cose. La prima è ringraziare i soliti commentatori del canale, sempre benvenuti, Federico Buda, che suggerisce Alapsi, portiere dell'Alilal. Portiere dell'Alilal della scorsa partita, insomma, quello che è entrato in porta con tutto il pallone per sostituire Antonio Donnarumma che se ne vuole andare. Di contro, poi vi ho parlato, mi hai suggerito di rinforzare la difesa, e questo, su questo c'è anche ragione, perché mi sa servivano dei ricambi all'altezza per Machado e Jafun Albishi, e serviranno dei terzini, soprattutto considerando il fatto che Al-Zubaydi non riusciamo a rinnovargli il contratto. Vabbè, Lorenzo Congiu poi però ha risposto dicendo che ovviamente Antonio Donnarumma non si tocca come secondo portiere, nel senso non vuole privarsene. Allora, diciamo, sono un po' nel mezzo, nel senso che comunque la presenza di Antonio Donnarumma è garanzia di grande ignoranza per questa serie, che è quello che ci vuole. Però c'è sempre il problema che lui vuole andarsene, l'ha fatto presente più e più volte, e quindi comunque è una cosa di cui dovremo tenere, una cosa che dovremo tenere d'occhio, insomma, dovremmo tenere conto, ecco, di questo. Ora, io onestamente sono indeciso. Qua c'è Al-Turki. Questo Al-Turki all'accelerazione 72 agilità. Io c'è cioè, a scatto 80. Non è proprio rapidissimo. Però, infatti, non è stanco, ha bisogno di riposo. Io voglio fare una cosa. Diamo un'altra. Voglio provare a dare un'altra svolta a questo campionato, e voglio dare un'altra svolta promuovendo in prima squadra Qasim Aziz. Vediamo come è combinato lui. Veloce a scatto, è lentissimo come la morte. Accelerazione, agilità. Io non capisco cosa, controllo palla, dribbling 74, dribbling 1.300.000, comunque già di valore a 17 anni. Al-Turki non mi sembra tanto meglio, devo essere molto sincero, però non saprei. Qasim Aziz, direi aspettiamo un attimo il Qasim Aziz, aspettiamo un attimo, però ce la giochiamo con Al-Turki, poi con Fatih eventualmente a subentrare. Dimenticavo comunque anche di salutare, ringraziare il buon Luciano Castorina, perché chiedo scusa, mi lo stavo dimenticando. Luciano Castorina che va completi per le partite, che sono allucinanti. Ah, e ringrazio
Sono un po' confusionario, scusate perché vado un po' a memoria. Ringrazio anche per i complimenti di buon Federico Puta, che in mezzo a tutti i vari discorsi o cose mi ha detto, mi ha fatto anche i complimenti per lo scorso video e lo ringrazio. Luciano Castorini, diciamo, fa i commenti per le partite e dice: vogliamo parlare di Alphonso Roman Davis? Insomma, chi segue il wrestling può capire di cosa stiamo parlando. E poi diceva: soprattutto, facciamo arrivare a Falco questa puntata, sarebbe meraviglioso. Io sarei ben felice anche di più, tantissimo felice sarei di se questa serie, se questa puntata arrivasse al Buon Falco, sarebbe meraviglioso. Non insisto io a spammare, a taggarle, eccetera, eccetera, perché mi rendo conto che ha miriadi di cose da fare. Ci manca solo un rompiscatole X qualsiasi a taggarlo nei propri video, nelle proprie cose. Quindi, detto questo, direi andiamo alla prossima partita. Contro Alitiad. Un solo imperativo, un solo risultato ci serve, è la vittoria. Nient'altro. Solo e soltanto la vittoria. Non abbiamo bisogno di nient'altro, solo la vittoria. Vediamo un po' se notizie possiamo. Al fatto ci serve la. Ah, sì, ok. Ci abbiamo gli aggiornamenti. No, direttivi aggiornamenti sui gol. No, io non voglio. Ok, vabbè, abbiamo aggiornamenti, vedremo. Ok, avanti. Cerchiamo una partita. Ok. King Abdullah Sports City. Alitiad contro Altavun. Lo dicevo anche prima. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere a tutti i costi e sperare che la Lali faccia qualche passo falso. Avanti. Noi dobbiamo fare il nostro, assolutamente il nostro. Ecco qua Giampiero Ventura, è pronto. Con la panchina. I riflettori sono ovviamente puntati su questi due giocatori, Ecco i giocatori da seguire. Akaichi per la loro squadra e Davis per la nostra. Ok. Avanti, mi sa che ho scelto male le magliette. Ho scelto male, ma vabbè, dai. Avanti così. Oh, l'Indy batte al Turchi. Bella? No! Ismail! No, porca. Ismail, dai, che l'hai visto? Vai al Turchi. Al tu. C'è stata la deviazione provvidenziale, è Ok, stato un e errore. allora, angolo, va bene. Con questo replay possiamo apprezzare veramente il tempismo e il riflesso. Vabbè, ok. Strozzato in gol all'urlo di gioia dell'attaccante con una parata Primo palo. eccezionale per tecnica e anche quel pizzico di fortuna. Ah, cross. Occasione Ismail! per intervenire Almagrabi, peccato. c'è tutto Peccato, questo dai. per questa parata. Peccato, dai. Avanti, che possiamo fare? No, dai, Quello difensore. no, spizzala, no, 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 oh, Palla oh, calmi, no, Occhio a tiro. fuori, meno male, dai, 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 Occasione di va sentire. bene così, Decisivo quel va bene tentativo così, dai, ok, difensore che ha impedito all'attaccante di chiudere comodamente. Amawallad. Ma no, Palla per Ismail. Almawallad! Lancia, recupera palla. No, Occasione Almawallad! No, di Ismail. no, no! Meno Devi male! intervenire Manda via! subito. Davis, Alfonso, Alfonsino, vai che sei inserito, vai Naif, Non perdere di vai Naif nuovo. Mohamed. Si fa Bene! spazio. Cross! Mette in Al mezzo. Turchi! Con Non, impostazione. porca miseria, va bene, dai, dai! Una cosa l'ho capita comunque. Questi stanno stringendo molto al centro in fase difensiva e quindi fanno la cosa che ho già fatto altre volte, ovvero dire ai miei giocatori di giocare largo. Bene, Almawallad, crossala. C'è qualcuno una spinta, dagli una spintarella come la scorsa settimana? Nì, vabbè. Ok, che da Milanov, ridà Davis Alfonso, il cross. spazzata in calcio d'angolo Vabbè, per dai, dai, Ismail, libero angolo. difensore. Sì, vabbè, cioè, Decisione fa per scassarci la Ismail. minchia, Secondo gol, onestamente, prestazione primo in maniera palo. piuttosto Allora. chiara in diretta. Era una decisione abbastanza
Vai. Cross. Vabbè, ciao. Beh. Fine primo tempo. 0-0. Pontipatico questa cosa. Dobbiamo, ecco, voglio vedere un attimo che fa la Lali. E la Lali vince. La Lali sta vincendo contro la Lettifac. Dobbiamo buttarla dentro. Dobbiamo assolutamente buttarla dentro, altrimenti è finita. Allora, Tevis gioca largo. Al Turchi gioca largo. 60esimo cambi. 60esimo, si fanno i cambi che si devono fare. E cerchiamo un attimo di buttarla dentro. Dobbiamo vincere. Vai all'Alfonsino. Vai Alfonsino. Vai fuori tempo. Cross. Vai a Turchi. Porca. E Lindy. Vabbè. Angolo. Vabbè Lindy. Vabbè. Mamma mia cosa ha parato questo. Come la piede. Come l'ha parata questa. Ok. Primo palo. Cross. Ismail. Niente. Fermalo. No, raga, no, non va bene. Ridagliela, benissimo. Alfonsino. No, stava saltando l'uomo. Saltava l'uomo così in quella maniera, sarebbe stato meraviglioso. Oh, comunque stanno premendo di più. Io adesso a breve assolutamente cambi. No, però non facciamo fallo in aria, no, senza fallo in aria. Sì, vabbè. Va bene o male, io non l'ho presa, gli stava arrivando il pallone della vita di rimbalzone sul calcio d'angolo. Avanti. Anda via. Oh! Meno male. Cambi. Allora, Billy purtroppo non è stanco. Non so perché l'ho tenuto là, ma è stanco. Allora, infatti, Davis lo tengo. Milanov mi sta morendo in campo, quindi direi Sandro Manuel. No, non volevo così. Sandro Manuel da quel lato. Il terzo cambio e non lo so chi cazzo devo mettere al terzo cambio, anche perché Al-Sharani è un po' fuori forma. Porca miseria. Va bene, poi eventualmente Billy Banda più avanti. Più avanti Billy. Ok. Vai. Vai. Ma che sopra io prendo precluso cosa? Dobbiamo vincere per mantenere la... Attacco totale. Una traiettoria pazzesca, un gol straordinario, è davvero un bel gol. Riuscita ad imprimere alla palla una traiettoria, ho preso il potere. Dai, naif. È brutta. Mamma, doccia fredda questa. Doccia fredda. Che doccia fredda, ragazzi. Oh. Dai, dobbiamo giocare. Oh! Dai! Bravo Elindi. Avanti, dai. Ismail. Bella. Fati. E dai, più forte. Più forte. Rimessa laterale. Mouallad. Dalla, ok. Fai. Shamari. Poi, cross, Fati. Dai. Niente, assurdo. Dai. Dai. No, vabbè. Vabbè. Prendilo. Vabbè.
rimessa di partenza, azione da manuale. L'attaccante si è trovato solo davanti al portiere e non si è fatto pregare. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti. Vabbè. C'è spazio per andare. Peccato. Buono l'appoggio. Dai. E il pallone se ne va via. Ma dove, per cosa fischi? Cosa fischi? È incredibile. È incredibile, veramente incredibile. Ne sono demoralizzato adesso perché non era neanche giusto. Non è neanche giusto perché ci meritavamo la vittoria qua. Vai Arbo. Ismail, Dalla, Davis, ormai siamo in recupero. Niente. Fanculo. Eppure fallo. E ho preso la palla però, porca miseria. Non ci sto rimanendo male perché se come penso la Lalia. Vabbè pure. Oltre il danno la beffa, signori. Ma vai a cagare, divario tecnico. Ma dai, hanno trovato un gol a cazzo. Sanguinosa, molto dolorosa. Sì, hanno gettato via dei punti preziosissimi. Se come penso la Lira l'ha vinto, è finito il campionato. E a questo punto, se è finito il campionato, io non la Lali ha vinto. Addio campionato, signori. Vabbè. E allora a questo punto io l'ultima partita di campionato, l'unica cosa che posso fare è ci ha superato l'Alfaisali. Vabbè, il terzo posto non è in discussione, secondo, terzo cambia veramente poco. Io direi faccio allenamenti mentre se ne chi è quello che non si allena? Perché uno non si allena? Asciarani, ma Asciarani è fra gli allenati, sì. Budrani, Davis, e chi è che non si allena? Ah no, è Abazza quello che non sto allenando. Allora Davis, Aziz, io direi no, però Aziz lasciamo perdere. Aziz, io direi a questo punto Baranik, alleniamo Baranik, dribbling, controllo palla, intercettazione, non ci va, questa è difesa intermedia, saggio il tiro, il rondo, mantiene il posto. Una cosa che può essere, vabbè, allora facciamo una cosa, io direi questo, quindi un possesso, ne facciamo di Baranik un buon incursore. Io direi l'unica cosa che posso fare adesso è semplicemente far riposare i titolari. Faccio giocare le riserve in una partita che la simulo a questo punto, perché purtroppo ha perso tutta la sua importanza. È una partita che ha perso tutta la sua importanza purtroppo l'ultima in campionato, perché ormai insomma offerta per il trasferimento di Cedric a Missy 57.000 euro. Facciamo una 57.000 euro è tipo un monolocale, però insomma è uno stipendio in meno. Vabbè, glielo diamo, sì, tanto comunque non gioca più da noi, quindi piuttosto accettiamo l'offerta, facciamo andare a Missy dove merita, qualche squadra dove gioca. No, ci sono rimasto male, devo essere sincero, ci sono rimasto davvero male. Vedere sfumato così alla penultima giornata il sogno scudetto e anche quello del triplete con Cipolla, ci è rimasto male, però dobbiamo stare concentrati, abbiamo possibilità di raggiungere un altro obiettivo, quello della la Lali campione. Abbiamo un altro obiettivo
che quello di vincere la Kings Cup. Possiamo farcela, possiamo portare a casa l'altra coppa. Intanto direi che oggi veramente si fa. Allora, gioca Antonio Donnarumma, gioca direi Gutierrez, poi vabbè Shammari possiamo tenerlo, Al-Mawallad, partita d'addio per Al-Zubaydi, poi Al-Suwat possiamo tenere, Milanov pure, e l'Indy lo teniamo a riposo. Partita d'addio per Amissi, probabilmente di addio per Amissi. Posto di Davis, Al-Mutayri al posto di Davis, Cetri, posto dal Magrabi, Milli lo lasciamo. Io devo fare in modo che nessuno dei titolari giochi in nessun modo, quindi sono anche tentato di fare dei tagli qua, ma voilà, allora, qualcuno questi titolari, allora fatti quelli che mi servono. Allora, no, qua dove l'altro, ci avevamo un altro portiere, Al-Bakawi, ok. Poi qua c'avevo un Singh difensore, ce l'avevo, sì, un Singh difensore, lo tengo qua. Mohamed, allora Sandro Manuel, Al-Sharid, partita d'addio anche per lui se dovesse giocare, anzi io proprio lo metto al posto dal Suwat magari. Poi allora posso di fatti Adam Singh a posto dal Magrabi, Al-Sharani non mi fa molto, Mohamed, c'è qualcuna, Olayan, mettiamo Olayan, poi tanto comunque tutti i titolari li rimetterò in mezzo una volta finita questa partita. Olayan, sì, ok, va bene così, tanto questa partita la simuliamo perché per noi a questo punto è inutile. Comunque abbiamo terzo posto, male che vale un terzo posto. Vediamo come va a finire con l'Alfaia. Penso la perdiamo, che ho fatto tanto di quel turnover che non può andare bene. Salta. No, 2-2. Con Al-Mawallad infortunato, gol di Cetri e Al-Sharani. Primo gol di Al-Sharani. Ok. Aggiornamento dati, vediamo come campionato, come è andato a finire. Allora, mentre mi sei infortunato uno, allora simula tutto, no, Davis, Buduani, Baranik, comunque Aziz devo toglierlo lì perché altrimenti non mi cresce la velocità, quindi devo pensare di toglierlo da lì. Ufficio, vediamo un po', conferenza stampa, dirigenza Altavun, ottimo lavoro, volevamo ringraziare per il tuo contributo al raggiungimento di uno degli obiettivi del club, fama del brand previsti per la stagione. L'obiettivo era fare in modo di ottenere una buona affluenza al pubblico durante la stagione, non siamo proprio, continua così e sono contento. Allora, premio per Altavun, penso per il terzo posto, 5 milioni, giocatore infortunato, 6 settimane al Mawallad infortunato per 6 settimane, poco male tanto non avrebbe giocato. Io non siamo arrivati credo terzi, io vorrei vedere un attimo altri campionati, voglio vedere, scusate, Arabia Saudita, ecco sì, alla fine siamo arrivati terzi. Miglioramento rispetto al quarto posto dello scorso campionato, siamo terzi, la prossima sarà decisiva, la prossima stagione sarà l'ultima, sarà l'ultima anche perché poi chiaramente non c'è il tempo di farne un'altra, perché poi esce il FIFA 19. Ora, direi Al-Mawallad, vi mettiamo ora tutti i titolari. Li mettiamo Gutierrez a posto di Gutierrez, dov'è? Machado,
E Machado è qua, poi dove si trova? Giafun al bici, dov'è Giafun? Giafun è sparito Giafun al bici. Ah no, qua, ok. Giafun al bici, altro difensore centrale, ok. Antonio Donnarumma, bravo, bravo Antonio, ma adesso il posto lo devi ridare al titolare. Poi Al-Zubaydi torna, Mohamed, Naif Mohamed, anche se non è al massimo della forma. Milanov, al posto di Milanov, torna il Boven al posto di Milanov. Qua, posto di Sherid, torna Sandro Manuel, attacco titolare con Fatih e Al-Turki qua. Allora, qua c'è la riserva al Maghrabi e il titolare Billy Banda in attacco. Poster Mutairi torna, Alfonso Davis. Vediamo un attimo per le riserve. No, Lyon no, direi Al-Zubaydi. Ma Al-Zubaydi è tipo morto. Al-Shammari, qua posto Lisinga. E non saprei, forse se devono passare ancora dei giorni prima di arrivare alla partita, alla finale. Vediamo un po'. Sì, devo, qualche giorno deve ancora passare. E allora la facciamo. Ok, Giovane vuole andare via. Così Aziz vuole scindere proprio. Fermi tutti, non posso rinunciare a Quasim Aziz. Fermi. Io volevo aspettare. Volevo aspettare la prossima stagione. Ma a questo punto promuovo. Gli altri, buona parte degli altri possono anche salutare. Tranne Baranik, che a quanto pare ha un potenziale pazzesco. Comunque, gli altri possono tranquillamente salutare se non gli va bene, ma Quasim Aziz, contratto accettato, bene così, bene così. E allora scusate, andiamo all'azzardo degli azzardi allora. Quasim Aziz. Quasi Mazzizzolo me lo porto in panca, me lo porto in panchina, così. E poi è come morire, vabbè. E poi basta così. Ok. Sì, vai avanti. E poi siamo pronti. Siamo pronti per la finale Kings Cup. Possiamo portarci a casa il terzo trofeo di questa stagione. Mentre allora, stop trattative. Amissi vuole restare con noi, non se ne vuole andare. Amissi, va bene. Giovane vuole andare via. Chi è che vuole? Masmoud Mammeri, io l'ho visto, vuole andare via, che vada pure. Insomma, non... abbiamo già Quasim Aziz, abbiamo già Quasim Aziz. Ora, mentre conferenza stampa, partecipiamo. Motiva. Contro l'Al Ahly. Ci giochiamo la Kings Cup. L'ultima partita della stagione. Possiamo chiudere bene. Possiamo chiudere in gloria. E noi vogliamo crederci. Vogliamo crederci davvero. Voglio creare la possibilità di poter portare a casa la Kings Cup. Vincere Eccoci. torna a casa con la coppa, chi Eccoci. perde cassa una grande delusione. Kings Cup. Lo scudetto è andato purtroppo alla penultima giornata, ma la Kings Cup è ancora qua, portata di mano. Portiamoci a casa la coppa. E Salve a crediamoci. tutti, da Piero Gibardo e Stefano Cavalli. Altavun Capire contro la cosa l'Ali. può sbagliare, servirà la massima concentrazione, la lucidità per evitare i cali di Vai. tensione. I dettagli Ci possono essere siamo. decisivi in
Ci siamo. Ci siamo. Avanti. Sta a noi. Sta solo e esclusivamente a noi. Dalla Naif per benissimo. Fai Naif. Bene. Bene. Boven. Davis. Ah. Va bene, dai. Fa niente. Fa niente. Fa niente, dai. Dai. Ah, no, però. No. No, 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 non fare fa, non fare fa. No! Via. Ripartiamo. Niente. Aia. Ah, bravo Elindi. Vai, riparti, Alfonsino. Dalla! Benissimo! Ridalla di lì! Bella! Bellissima! A pozzo! Fatti! 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 1-0! 1-0! Grandissima azione in contropiede, signori! Che azione! Che azione, signore! Billy Banda poteva metterla dentro lui, ma ha preferito l'altruismo. Voleva la squadra prima di tutto. E ha servito Fatì per il gol dell'1-0. Dai, ragazzi! Dai, ragazzi! 1-0. 1-0. Dai, ragazzi! Dai, ragazzi! No, però! No! No, no, meno fuori, 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 va bene così, dai. Davis, cross, niente, vabbè, calcio d'angolo, comunque la stiamo giocando bene, proprio tutta la rabbia, ci stiamo mettendo tutta la rabbia per lo scudetto perso, in maniera ignobile, tutta la rabbia stiamo mettendo in questa partita. Cross, Machado! Vabbè, dai, fa niente, fa niente, dai, fa niente. E Elindi, quando c'è, anche quando c'è a lottare a centrocampo, capitano Elindi c'è. Canno! Vabbè. Vedi che cazzo di gol dobbiamo prendere. Vedi che minchia di gol arriviamo a prendere. Vabbè, vabbè. Vabbè, comunque. Dai. Abbiamo segnato una volta. Possiamo farlo di nuovo. Avanti. Calma. Bravo, Boven. Vai, Billy. Fallo! Rigore! 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 Avanti. Ok, Boven no. No, voglio far battere a Billy. Billy. No, vabbè. Non ci credo. Calma, 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 calma. Dai, raga, calma, calma, calma. No! No, è una maledizione. Questa è una maledizione, ragazzi. Questa è una maledizione. Io non posso che definirla in un'altra maniera. È una maledizione. Che... Ma chi cazzo sei, Recoba? Ma... Chi è? Alzoma, Omar Alzoma. Minchia, abbiamo trovato il Recoba del Mar Nero. Che cazzo? Avanti. Lancia per... Vai per Alfonsino. Bella. Alfonsino, 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 Alfonsino. Alfonsino, tira Alfonsino. No. Niente, va bene, dai. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fine primo tempo. No, noi ragazzi. Ragazzi, io penso mi manchi solo la sfiga. Cioè, penso ho avuto solo sfiga. Penso di aver avuto solo sfiga.
Penso che abbiamo giocato bene, abbiamo avuto solo sfiga. Dobbiamo crederci, dobbiamo continuare a crederci. Dobbiamo continuare a crederci, ragazzi, dai. Dai ragazzi, dai ragazzi. Che no, è più forza. Vabbè, non ha senso sta cosa. Sì, vabbè. No, beh, vabbè, Alzoma e non so che cos'è. Manda via. Manda via. Sì, vabbè. Bravo Arboleda. Comunque due gol assurdi e non posso neanche rimproverare nulla al buon Arboleda su due gol, perché sono due palloni che sono arrivati a due tiri assurdi, modo nell'altro. Dai. Oh, però dobbiamo recuperarla, dai, dai. No. No, oh, fuori gioco. Vai, Arboleda, ripartiamo. Vai, bravo Alfonsino. Vai Alfonsino, vai Alfonsino. Vai. Vai ridalla, Alfonso. Vai, Billy, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Probabilmente ho caricato troppo io. Va. Bene. Dai, dai che lì. Fatì! È la doppietta di Fatì! 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 2 a 2! E dai! No, io contro Alali! Contro Alali e Alilal sono sempre partite assurde! L'ho capito! Devo lasciarci le coronarie per forza! Bah, grande Fatì! Mamma mia, grande Fatì! Doppietta di Fatì! Avanti! Dai! Forza, forza. Dai che l'abbiamo pareggiata. Adesso andiamo a vincere. Adesso andiamo a vincere, signori. Andiamo a vincere. Alfonsino. E dai. No, e sei pure infortunato, Alfonso. Sei infortunato, Alfonso. Davis, per favore, riprenditi, rialzati, riprenditi. Perché abbiamo bisogno di te. Per favore. Per favore, te lo sto chiedendo. Ti sto scongiurando, riprenditi. Fatì. Bello inserimento di Aird. Vai al Canada. Aird. Cross. Niente. Va bene. Angolo. Avanti. Ora primo palo. Dai. Cross. Billy. Boven. 3-2. Boven. Boven! Il Boven! Il Boven! Il Boven! 3-2! Il Boven! La mette il Boven! 3-2! 3-2! Grande! Terzo gol in questa King's Cup per il Boven! Assurdo! Assurdo! Dai! Oh! 74esimo, cerchiamo di reggere. A proposito, scusate, no, io devo fare i cambi. Cammagrabi. Davis si è ripreso. Al Suvat, al posto del Boven, ha segnato, ma mi sta morendo in campo. No, è Fatì, lo facciamo uscire. Aziz, no, sì, Aziz. Aziz. Sì, sì. Avanti. Facciamo questi tre cambi. Anche se rischio un po' di fregarmi da solo facendo tutti e tre. Non sostituendo. Ah, meno male. Fuori. Se intento, scusatemi se arrivano rumori da esterni. Comunque, Aziz. Bravo Aziz. Vai via, Aziz. Bravo Aziz. Bravo Aziz. Il cross. Davis, poteva essere chiusa. Va bene. Va bene, dai. Fermatelo. No. Banana. No. Meno male. Meno male. Meno male. 89esimo sarebbe stato troppo, ragazzi. Sarebbe stato troppo. Però deve fischiare. Arbitro, fischia che è finita. Arbitro, fischia che è finita. Fischiala che è finita.
E ci portiamo a casa anche questa coppa. E ci portiamo a casa anche questa coppa, signori. Bene. 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 Benissimo, proprio. Peccato per il campionato, però. Crown Prince Cup, King's Cup. Due competizioni su tre le abbiamo portate a casa, signori. E adesso. E adesso. Siamo pronti. E Lindy. Io avevo messo Lindy come capitano, ma niente. Il capitano, la fascia va viaggiando. Vediamo chi è il capitano adesso. Io sono curioso di sapere chi è il capitano stavolta. Machado, niente, Machado di prepotenza si è preso la fascia. E alza per tutti il trofeo. King's Cup. Signori, io. Bene. No, sono contento di questa competizione, questa vittoria. Oh, 2 su 3, dai. Puntiamo al triplete con Cipolla. Bueno, tutte le due coppe del campionato. Ma intanto godiamoci questa vittoria, signori. Godiamocela tutta perché ce la meritiamo. Perché ce la meritiamo davvero. Con l'immagine del piatto che viene mostrato. Olè. Alla grande, pure i fuochi artificio. È una grande notte questa. È una grande notte per questa squadra, per questo gruppo. È una grande notte per questi ragazzi. E l'abbiamo portata a casa anche questo. E l'abbiamo portata a casa anche questa, signori. Bene, 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 bene. Sono contento. Alla fine sono contento. Una partita assurda, perché è stata davvero assurda questa partita, ma è stata incredibile. È stata incredibile. Si è rischiato sul serio di lasciarsela sfilare via come il campionato, ma così non è stato. Allora, Masmoud Bammeri vuole rescindere come rescinda pure. Offerta per il prestito di Ahmed Al Turki. Allora, prestito per un anno. Vediamo. Voglio vedere. Chi chiede prestito? Al-Ettifaq. E questa che squadra è? Sa a cosa è mancato con... Con Ibernian, quindi che sarebbe un'esperienza del campionato scozzese, campionato per il buon Al Turki. Va bene, sì, accetto. Tanto vediamo, premio torneo 1.300.000. Sempre come al solito, questi fondi permettono di aumentare il budget per la prossima, sempre per la prossima stagione. Per questa stagione non ci danno un cazzo, ma la prossima, minchia, vedrete. Bene così, davvero bene così. Direi. Abbiamo chiuso addirittura con profitto. Direi che ci salutiamo qua per questa puntata. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Calcio Kebab e Fantasia. Con col mercato estivo della terza e ultima stagione dell'Altavon. Vorrei avvisare di una cosa. Io per una settimanella circa non sarò a casa. Quindi le prossime due puntate le registrerò subito dopo questa. Quindi di fatto significa che non arriverò, se non potrò salutarvi in onda nei vostri commenti. E mi dispiace per questo, ma non salutarvi, diciamo, in live, non live, in onda, comunque durante i video. Non posso salutarvi durante i video. E detto questo... Però potrò sempre comunque rispondervi direttamente su YouTube, ecco, direttamente ai commenti, posso prendere direttamente per via scritta, potrò rispondervi direttamente intanto rifiutato il prestito di Ahmed Al Turki, niente, la trattativa è saltata perché Al Turki non vuole andare, comunque, vabbè, fa niente, dicevo.
Intanto facciamo questo allenamento. Sì, Baranik, Davis, Al-Sharani. Io questo poi Aziz. Io Aziz lo leverei. Aziz lo leverei. Farei allenare qualcun altro. Vabbè, quello se ne vuole andare, se ne vada pure. Baranik. Io farei allenare Baranik. Io tutta messa farei allenare Baranik. Doppio allenamento per Baranik. Niente, non posso. Allora, esercizio suggerito. Cosa mi suggerisci? Cosa mi suggerisci? Difesa avanzata? No, mantieni in possesso. Una cosa mi fa migliorare tante cose. Difficile scenario. No, allora. Questo. Facciamolo su questo. Baranik. Doppio allenamento per Baranik. Siamo tutto. Dicevo, comunque. Vi risponderò comunque ai vostri commenti direttamente su YouTube, quindi continuate a fare, continuate a commentare, sono e sarò sempre ben felice di interagire con voi. Anche le prossime puntate che comunque registrerò adesso, quindi non potrò rispondere direttamente durante, cioè in live, on screen, ai vostri commenti, ma voi fateli, vi risponderò sempre. Cercherò di non chiudere il calciomercato. Cercherò di non chiudere il calciomercato senza di voi, nel senso, ci tengo che comunque siate partecipi in qualche modo anche del calciomercato, ci tengo che ci siate. Intanto, niente, giovane rescinde, Masmoud Bammeri, ciao, tanti saluti, contratti giocatori in scadenza, e questi qua, non ho come fare, non ho soldi, non ho come fare. Perché posso provare anche a vedere se posso rinnovare qualcuno, ma presumo che la stagione, che allora, ufficio, finanze, io presumo di non avere grande budget, con 4.200, insomma, non credo proprio che sia un grande budget di stipendi. Vabbè, niente, quelli li perderò, amen. Comunque, dicevo. Commentate sempre. Detto questo, vi saluto e do appuntamento alla prossima puntata con calcio, kebab e fantasia. Quindi, semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.